Senza parole. C'è il tablet qui sotto. Stiamo finendo di vedere la partita della Svizzera contro il Belgio perché... Mamma mia. Credo di averla cufata e ve lo dico perché io in un video ieri, o l'altro ieri, ho detto tanto il Belgio sicuramente sarà già alle Final Four. La, è stata the first inculata... Ciao. Ben ritrovati. Ciao ragazzi. Siamo messi all'opposto, stranamente. Ah, sì. Di solito io mi metto adatto. Siamo si vede la tua altezza in differenza di quei 4 centimetri che non che io recupero sì, in altri. Mo ritornano 4, sì. Ok, io li recupero in altre situazioni. Sì. Quindi no. C'è tutta la situazione. Sì. Detto questo, ragazzi, Belgio che passa doppiamente in vantaggio. Sì, ma che cazzo hanno fatto i miei capelli? Non lo so e non mi interessa. No. 2-0 da parte del Belgio, il primo gol è proprio completamente regalato dalla difesa della Svizzera. Hazard Junior, al fratellino più piccolo, Thorgan. Giocavano tutte e due, una a sinistra e una a destra. Sì. E lì per lì appunto Thorgan, Torpe, Sapan, Sleppan, come si chiama? Io ho detto ecco gliela qua. Gliel'ha pizzato, anzi gliel'ha fatti due direttamente. Io ho detto capirai, ecco qua il Belgio proprio se sta a fare una passeggiata. Secondo pure è bello. Lui mi ha guardato, mi ha fatto... Guarda che stanno 2-1, dico come 2-1? Era un attimo andato al bagno, era 2-1. Calcio di rigore per la Svizzera. Rodriguez trasforma. Rodriguez, e poi? E poi addirittura doppietta arriva... Doppietta De Seferovic, poi segna Anvedi Elvedi. Elvedi, sì. Elvedi è quello che è, non mi ricordo manco mai poi, come si chiama. Poi 4-2. No, l'abbiamo detti tutti. L'abbiamo detti tutti? Il 5-2 poi. Rodriguez, doppietta, sì, è vero. Elvedi e un'altra Seferovic volta Seferovic. Ha fatto il terzo gol praticamente. Sì. La partita sta per terminare, ma la cosa assurda appunto è che la Svizzera... Si qualifica alle Final Four. Quindi fino a mo', Portogallo. Inaspettatamente Inghilterra. Non chi ha aspettato la Spagna. E la Croazia, perché ovviamente la Croazia fino a che non segnasse il primo gol all'Inghilterra era qualificata. Svizzera, non novi. E scusate la pubblicità occulta, era involontaria. Sì. E la quarta è una tra Francia e Olanda. Una tra Francia e Olanda. Ma te pare che la Germania lascia passare la Francia? Si scanserà e farà passare l'Olanda. Sono convinto di questa cosa. Secondo me l'Olanda alla fine passa, sì. Perché stanno 7 Olanda e 5 Francia, mi sembra, giusto? Se non ricordo male. Mi sa che serve una... Basta un pareggio, se no, non mi sbaglio. Non mi ricordo. Ma come hai confuso il cervello? L'ho letto fino a mezz'ora... Che è successo? Nulla. Niente, è finita la partita praticamente. Sì, sta finita. Ci fate sapere che cosa ne pensate nei commenti. Questa è una partita spettacolare. Mi permetto di dire che alla fine è meritato il risultato perché comunque non è facile passare in svantaggio di due reti e poi addirittura... Che bacio ahi, un bel tiro, girato in area di rigore, portiere però parato semplice. Non è facile passare dal 2-0 al dilagare addirittura all'opposto. Oh, dal 2-0 al 5-2, poi comunque con una squadra come il Belgio che non è l'ultima arrivata. Squadra scarsa arrivata. Io sono rimasto veramente, che dire, strappate, gente che smadonna sicura al 100% perché è abbastanza inaspettato nonostante la Svizzera giocasse ammazza, in casa. Ammazza. Fateci sapere, a sto punto è l'outsider, che poi molti non sanno che mo praticamente faranno il sorteggio per decidere i playoff tra virgolette Final Four, quindi non è che c'è, capito? Cioè fanno proprio il sorteggio. Ci sarà un sorteggio. E usciranno fuori poi gli accoppiamenti, semifinale e finale classica. Ovviamente. Tu guarda che la Svizzera è un outsider a tutti gli effetti, ma dovesse qualificasse pure l'Olanda, ci sarebbe mi l'altra. Permetto di dire che le favorite diventano le outsider molto probabilmente, poi dovesse passare la Francia. Dopo il mondiale, no, io penso che passi l'Olanda, però. Io stiamo cercando di gufarla a tutti i costi perché vogliamo che passi. Se no, scusa un attimo, facciamo così. Nel frattempo, tu parla. Cosa vuoi fare? Non ti preoccupare, voglio vedere. Guarda quello schermo PIP. Addirittura si è imparato a utilizzare il mio iPad. Ma non ho capito. Tu parla, poi mi dice tu parla. Io ho detto tutto quello che dovevo dire. Mo che devo aggiungere? Allora, stai zitto. Allora, che te devo dire? Parla, stai zitto. Stai zitto, parla. Che vuoi vedere? Voglio vedere la classifica, effettivamente. Ma no, non il girone D. Ecco, è là. Eccola qua. Allora, c'è la Francia a 7. L'Olanda a 6, che se vince con la Germania si qualifica, quindi secondo me... No, però aspetta, la Francia che ci ha fatto con l'Olanda? Mi pare che pure col pareggio, sì. No, l'Olanda ha vinto con la Francia. Ecco, allora pure col pareggio, sì, o me sbaglio? Sì, perché per gli scontri diretti, non so all'andata com'è finita però. Vediamo un po', calendario, no scusate, risultati. Vedilo. Allora, non lo ricordo perché troppe partite. Francia-Olanda 2-1.
E il ritorno invece è finito Olanda-Francia 2-0, quindi l'Olanda è in vantaggio negli scontri diretti, gli basterebbe pure un pareggio. Con gli scontri diretti si passa, giusto? Sì, mi sembra che Mi si passi sembra che sia qua assolutamente sì. differenza reti. No, 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 è prima scontri diretti E e poi poi differenza differenza reti. reti. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, vi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale, qualora non l'aveste ancora fatto. Clamoroso! No! Clamoroso!